Allora, buonasera, siamo nella sala del Consiglio Comunale di Monte di Procida, Nunzia Scotti, un ritorno dopo 2 anni, perché? Salve, buonasera a tutti, io subentro a Luigi Liano, che è un consigliere che si è dimesso, ha fatto altre scelte politiche, adesso subentro io come prima non eletta del gruppo Fare Futuro. Ho appreso, grazie anche a monteliprocida.com, che il mio ingresso in consiglio comunale regala alla città un primato, forse nazionale, cioè il consiglio comunale con la presenza, la massima presenza di donne in carica. Sono veramente orgogliosa, mi fa molto piacere. Tuttavia, come ho già detto in consiglio comunale, spero, oltre diciamo di dare un più uno come quota rosa, anche di accrescere la cosiddetta quota di competenza, perché è vero, non dobbiamo standardizzare, insomma è perfetto che ci sono molte donne in consiglio comunale, però io preferisco andare a vedere la qualità piuttosto che la quantità, e spero di accrescere quindi la qualità in questo senso. Una domanda che sorge spontanea: in questi 2 o 3 anni che sei mancata, cosa avete cambiato nel paese? Io ho visto dall'esterno le dinamiche di questo consiglio comunale, che sono state un po' strane secondo me, perché a volte si trascende in attacchi personali piuttosto che politici. Ormai i social spadroneggiano e quindi un po' tutti si sentono in diritto dovere di commentare la politica, che invece a mio riguardo è una scienza abbastanza complessa, quindi sarebbe il caso di approfondire un po' di più la materia, perché noto, ahimè, non solo in consiglio comunale, che voglio dire non è un attacco al consiglio comunale e lo ribadito anche nel mio intervento, ma un po' in generale l'andamento politico a Monte di Procida è un po' in discesa. Bisognerebbe approfondire la tematica, perché è importante, è complessa e non è alla portata di tutti. Quindi, cosa ho visto in questi 2 anni? Un po' di piattume, insomma, questo così l'ho definito, un po' scialbo, un consiglio comunale un po' scialbo. Mi piacerebbe fosse un po' più dinamico, farò in modo di lavorare per questo. Allora salutiamo Nunzia Scotti, gli diamo il benvenuto al Consiglio Comunale, la seguiremo come tutti gli altri consiglieri ogni volta che ci sarà qui in sala Ludovico Guandel, un'assise del Consiglio. Grazie, arrivederci.